Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura il consueto bollettino sull'andamento dell'emergenza Covid in Abruzzo. Oggi 246 nuovi casi, circa poco oltre il 5% dei test processati. Vediamo il servizio. Ancora giù il rapporto positivi tamponi, oggi 246 nuovi casi a fronte di 4.566 test, ovvero poco oltre il 5%. I nuovi casi riguardano persone d'età compresa tra 2 e 102 anni, 56 di queste sono residenti in provincia dell'Aquila, 47 in provincia di Chieti, 79 nel Pescarese e 57 nel Teramano, mentre per 5 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. 18 i decessi, il bilancio delle vittime sale a 1102, d'età compresa tra 42 e 96 anni, 4 in provincia dell'Aquila, 6 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti, 6 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione. Del totale odierno un caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla ASL. 787 sono invece guariti, ad oggi in Abruzzo i positivi accertati sono 13.425, meno 561 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 584 pazienti, meno 15 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 49, meno 7 rispetto a ieri con un nuovo ricovero in terapia intensiva, mentre gli altri 12.792, meno 539 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. Andiamo a Teramo, dove è stata bassa l'affluenza nel primo giorno di screening di massa. Nessuna fila, i 22 siti predisposti dal comune, sarà difficile presumibilmente raggiungere quel traguardo ambizioso del 60% della popolazione testata. Fino ad oggi in tutta la provincia teramana sono stati effettuati 9.300 test, riscontrati 32 casi di positività. Vediamo allora il servizio di Tania Bonici Castelli e a seguire il commento del governatore Marsilio, che lì si è recato questo pomeriggio in visita. Parte in sordina a Teramo capoluogo il primo giorno di screening di massa. Nessuna fila nei 22 punti strategici messi a disposizione dei teramani dal comune. I siti dove è possibile effettuare i tamponi rapidi orofaringei sono stati individuati in base alle sezioni elettorali ed organizzati dalla Protezione Civile su incarico dell'ASL. L'affluenza nella prima mattinata di screening non è stata certo alta, piuttosto lenta ma costante. I teramani avranno modo di sottoporsi al test fino a domenica 20 dicembre e la speranza delle istituzioni è quella di arrivare a coinvolgere fino al 60% della popolazione. Un traguardo difficile se si considera l'andamento odierno, tuttavia c'è grande responsabilità tra chi sceglie invece di aderire alla campagna contro il coronavirus. Com'è andata signora? Perché ha scelto di fare il tampone? Perché credo che sia una cosa giusta, almeno hanno una campionatura di persone che ce l'hanno o non ce l'hanno, uno magari va in giro e ce l'ha, è giusto che insomma. Lei lo consiglia anche ai suoi parenti? A tutti, lo consiglio a tutti. Non è una cosa, è un pochino fastidioso, però dura veramente pochi istanti, però è giusto che insomma uno lo faccia, assolutamente. Buongiorno, è una buona giornata oggi. Eh sì, un tempo meraviglioso e soprattutto un'occasione per testare la popolazione su questo flagello che ci sta colpendo. È la prima volta che fa il tampone? Sì, 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 ma io da quando c'è stato il lockdown ho condotto una vita praticamente monacale, quindi sono stato sempre chiuso in casa. Quindi questa è un'occasione per vedere se sto sacrificio è servito. Lo screening di massa è iniziato nei piccoli comuni del Teramano già da qualche giorno. Sull'intero territorio provinciale sono stati effettuati sino ad oggi 9.242 test e riscontrati 32 casi di positività. Gli ultimi a partire saranno domani Silvi e Giulianova e la campagna si concluderà per tutti domenica 20 dicembre. Si ricorda ai cittadini che potranno recarsi nei siti prescelti dalle ore 8 alle ore 16 e che una volta effettuato il tampone dovranno aspettare a casa l'esito che sarà comunicato entro 3 ore dall'esame. Ci proponiamo di individuare precocemente le persone positive, soprattutto gli asintomatici, quelli che non sono sospetti di contatti e quindi non vengono cercati tramite le ASL, tramite gli ospedali
con il tampone. Invece, essendo magari appunto positivi e asintomatici, continuano a diffondere il contagio. Il mio appello è quello rivolto a tutti i cittadini di approfittare di questa grande opportunità, perché consente di mettere in sicurezza se stessi, la propria famiglia, il territorio in generale. Grazie a questa diagnosi precoce si tratta di pochi minuti, e in pochi minuti si ottiene il responso, che poi in caso di positività per maggiore scrupolo verrà anche ripetuto con il tampone molecolare. Un'azione di profilassi, un'azione di messa in sicurezza del territorio, che però dipende anche dall'adesione volontaria. Non possiamo costringere nessuno, ma l'adesione volontaria dei cittadini, oltre a indicare consapevolezza e senso di responsabilità, è la unica vera poi matrice del successo di questa iniziativa. Sul numero dei punti di prelievo dipende dai diversi comuni, poi sono i sindaci con la Protezione Civile a organizzarli. Come vedete, qui ad Alba Adriatica c'è un punto con quattro diversi punti di accesso e di prelievo, quattro linee appunto che in contemporanea eseguono i tamponi. E io devo ringraziare la partecipazione, la prestazione volontaria da parte di medici, di infermieri, di veterinari, di professionisti, di semplici volontari, che stanno facendo tutto questo senza chiedere un euro in più rispetto al loro stipendio, mettendo a disposizione il loro tempo libero e le loro competenze. L'ASL di Pescara ha illustrato questa mattina un importante progetto di telemedicina riservato ai pazienti Covid positivi o in isolamento domiciliare, così da poterli curare anche a distanza. Paolo Renzetti. Una piattaforma digitale di telemonitoraggio utilizzata nell'ambito di uno studio osservazionale non farmacologico e no profit, con una raccolta dei dati dei pazienti Covid-19 positivi o in isolamento domiciliare, è stata presentata ed illustrata questa mattina presso l'ospedale di Pescara. L'iniziativa nasce da una collaborazione fra la ASL pescarese e Confindustria Chieti Pescara. La piattaforma in realtà nasce per lo studio dei pazienti cronici, per monitorare i pazienti affetti da cronicità e da scarsa capacità motoria che stanno al loro domicilio. Noi avevamo realizzato questa piattaforma già lo scorso anno, vincendo un bando europeo, ottenendo un finanziamento come Medici di Famiglia della Val Pescara. Noi siamo un'associazione di Medici di Famiglia della Val Pescara. Quando è iniziata la pandemia ci siamo resi conto, guardando le linee guida, guardando un po' quali erano le condizioni per trattare a domicilio i pazienti affetti da Covid, che la nostra piattaforma era in condizione di rilevare tutti i parametri necessari per tenere sotto monitoraggio questi pazienti. E così abbiamo utilizzato, perché noi con questa piattaforma monitoriamo pressione, monitoriamo saturazione, monitoriamo frequenza cardiaca, monitoriamo pressione, temperatura corporea. E questo secondo noi è un grande vantaggio, prima di tutto perché non fa sentire i pazienti soli. Noi li chiamiamo, li sentiamo, valutiamo come stanno, vediamo i loro parametri, e soprattutto un sistema di alert ci consente di capire se stanno emergendo delle cose che rendono necessario modificare il setting assistenziale, cioè se bisogna ricoverare i nostri pazienti. Noi prendiamo un parametro con un sistema dotato di Bluetooth, il parametro viene inviato a un gateway, si chiama, e dal gateway passa nella piattaforma, e dalla piattaforma passa sui nostri device e noi li vediamo. Sì, a grande valenza tecnologica, ma mi piace ricordare che ancora di più a grande valenza umana. Noi spesso parliamo di innovazione tecnologica, che è sicuramente importante, ma dietro questo concetto ce n'è un altro più importante, che è l'innovazione di pensiero. Noi nell'UCCP di Scafa abbiamo trovato le condizioni per poter presentare un progetto innovativo, perché c'erano delle persone motivate che credevano in un modo diverso all'organizzazione, e quindi è stato possibile anche poi avere il successo dell'applicazione stessa della tecnologia. La tecnologia in fondo è un qualcosa che si compra, il resto è qualcosa che invece si costruisce, quindi è un bellissimo esempio. Da una parte le imprese che hanno donato, perché questo è stato frutto di donazioni, noi abbiamo aperto un fondo in periodo di marzo, quando iniziò il lockdown, un fondo che ha portato un risultato molto importante.
La cronaca all'Aquila, due morti in tre giorni sulla strada statale 17 dopo quello del 15 dicembre in cui ha perso la vita un 24enne. Un altro grave incidente si è verificato stamattina in zona Sassa lungo il rettilineo, stavolta nei pressi dell'abitato. Si sono scontrati un'auto e un camion. Nell'incidente ha perso la vita una ragazza dell'Aquila di 34 anni. Il traffico è rimasto bloccato per molto tempo. Ancora da accertare la dinamica dello scontro fatale. Possibile però, secondo le prime ricostruzioni, che la ragazza abbia urtato contro il camion invadendo la corsia opposta per evitare un mezzo che usciva dalla via principale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i vigili urbani e il 118. Cambiamo argomento. Il sottosegretario alla giunta regionale Umberto D'Annunzis, su impulso della Faita Federcamping, ha effettuato un sopralluogo oggi a Roseto degli Abruzzi, in una zona fortemente danneggiata dall'erosione costiera. I rappresentanti dei campeggiatori chiedono interventi urgenti e definitivi per risolvere il problema che mette a rischio anche la prossima stagione balneare. Ascoltiamo Alfredo Primante. Quella che doveva essere una risorsa, ma non solo per noi operatori, ma per chiunque abiti ovviamente nei comuni rivieraschi, si è tramutata in una minaccia. Il settore turismo in Abruzzo vale oltre il 13% del PIL regionale e sicuramente il mare ne è una componente fondamentale in una regione completamente bagnata dall'Adriatico e in larga parte costituita da arenile. Ma l'erosione della costa, nonostante gli interventi del passato, continua a rappresentare una problematica forte per le attività ricettive che vivono del turismo balneare. Non è possibile che il mare sia all'interno delle nostre strutture, basta vedere la costa qui nel Teramano, nella zona di Roseto, da Colonia fino alla foce del fiume Vomano è veramente devastata, ma non solo a Roseto, anche Martinsicuro, Alba Adriatica, per non dire Pineto verso Scerne. È giunta l'ora di porre un rimedio definitivo a questo problema. Chiediamo quindi un intervento mirato, celere innanzitutto, poi mirato e organico, che non si riveli un semplice placebo ma una vera cura. Lo chiediamo a gran voce a questa amministrazione perché siamo sicuri che saprà ascoltarci. La regione, dopo anni di studi ed approfondimenti, ha varato il piano di difesa della costa, uno strumento che dovrebbe consentire di dare organicità agli interventi. Nel sopralluogo effettuato a Roseto dal sottosegretario regionale Umberto D'Annunzis per verificare i danni ai camping nei pressi della riserva del Borsacchio, è stato ribadito l'impegno a programmare la difesa del litorale con i fondi europei 2021-2027 e con il Recovery Fund. Chiaro che su queste zone già la Regione Abruzzo ha programmato degli interventi, sia per quanto riguarda la rifioritura delle scogliere di questo centro qui di fronte ai camping, sia per quanto riguarda la rifioritura di scogliere di Colonia Spaggia per un importo di 1 milione di euro. È chiaro che sono degli interventi che serviranno a tamponare momentaneamente la situazione in attesa che svolga i suoi effetti la programmazione 21-27, programmazione nella quale la Giunta regionale ha messo come priorità la difesa della costa, abruzzese e dei tratti particolarmente danneggiati. E in vista del Natale, lo sappiamo, il governo sta per istituire una zona rossa su tutta la penisola. Ciò ovviamente preoccupa i commercianti che hanno già pagato un prezzo alto per le chiusure delle ultime settimane. Per la ristorazione è un colpo terribile da assorbire. Vediamo il servizio. Dalla mezzanotte del 23 dicembre probabilmente in tutta Italia e anche in Abruzzo tornerà la zona rossa, negozi chiusi per i giorni di festa anche a cavallo del Capodanno e dell'Epifania. Cosa significa per il commercio questo? Ma per il commercio innanzitutto significa una chiusura anticipata di un percorso che in realtà si vede proprio in un apice negli ultimi giorni, un acquisto maggiorato all'interno delle attività commerciali. Di solito il 24 è una giornata di incasso incredibile, pur sapendo che c'è una flessione economica, però si aspettavano un incasso importante. Per la ristorazione un danno irreparabile, perché si aspettavano di poter lavorare a pranzo e dopo un lockdown
lockdown importante per loro, in realtà questo non potrà avvenire e insomma ci aspettiamo su questa scelta del governo dei ristori importanti, che non siano più quei ristori che fino ad oggi sono stati elargiti. Adesso bisogna ragionare su un'economia che vada in percentuale importante, 60-70% delle perdite ricevute, perché altrimenti non potranno riaprire tantissime attività. Dopo l'Epifania, tra l'altro, dovrebbero partire i saldi? Sì, il 5 che devono partire i saldi, partiranno a questo punto il 7. Ci auguriamo, e quindi a questo punto penso che sia la data giusta, che avremmo un periodo di zona gialla o al massimo arancione per poter cercare di far vendere quei capi invernali che altrimenti sappiamo benissimo in marzo e in aprile non verranno venduti. Siamo molto molto preoccupati di questa situazione, ci rendiamo conto della pandemia, dobbiamo però trovare soluzioni adeguate che riescano a far mantenere in piedi il sistema economico, soprattutto il commercio, la ristorazione e la parte turistica. Io compro Montesilvanese, e questo lo slogan dell'iniziativa organizzata dall'amministrazione del comune in provincia di Pescara a sostegno del commercio cittadino. Scopriamo di più nel servizio. In un periodo difficile, soprattutto per l'economia del territorio, abbiamo inteso, in sinergia appunto con le associazioni di categoria, ragionare una campagna che potesse in questo periodo essere a sostegno appunto delle attività locali. Molto spesso, soprattutto in questo periodo, è uso da parte dei cittadini servirsi delle piattaforme nazionali e internazionali. In questo periodo invece più che mai c'è bisogno di sostegno da parte dei cittadini, soprattutto per quello che riguarda il tessuto economico cittadino. E per questo motivo, dopo aver illuminato la città nei giorni scorsi a dovere, in un periodo come quello che stiamo vivendo è importante dare anche un po' di speranza, e quindi le luminarie volevano servire soprattutto a questo. Abbiamo commissionato un video che verrà proposto sui social, proprio intento per incentivare l'acquisto da parte dei cittadini sul nostro territorio a sostegno appunto dell'attività commerciale. Vero è che il periodo, non sappiamo, è pieno di incognite, però nel momento in cui si potrà fare degli acquisti, ecco, è bene farli sul territorio. Sul Montesilvano si può trovare di tutto, ci sono tanti ottimi negozi, tante belle attività, e quindi perché servirsi di piattaforme esterne al nostro territorio? Se vogliamo sostenere anche le nostre famiglie, perché poi diciamocelo, le nostre attività sono rette da famiglie montesilvanesi, dobbiamo assolutamente farlo acquistando sotto casa. Noi abbiamo fatto le nostre campagne promozionali sul lungomare, ci sono dei manifesti, ma detto questo ci auguriamo che questa pandemia finisca al più presto e torni la vita normale. Però io credo che questo possa dare un contributo all'aspetto sociale, all'aspetto umano, e possa aver trovato la soluzione per far riscoprire alle persone che il contatto umano, fare un acquisto, sia un momento di un contatto umano, è diverso da un contatto elettronico. Lo dico perché dobbiamo rifavorire la comunicazione, dobbiamo favorire lo scambio, le battute, anche quando noi facciamo spesa, che andavamo con i nostri genitori al mercato, la mamma diceva quanto costa e lei rispondeva costa 10. Questa trattativa di dialogo comunque era un momento di grande socialità, e il cliente per il commerciante è sacro, perché trattare bene il cliente significa trattare bene la sua attività. Il motto è: tornate nei negozi sotto casa, superiamo questo momento triste, che ce la faremo. Dobbiamo pensare ai nostri negozianti, ai piccoli artigiani che producono, quindi in questo momento particolare gli introiti sono ridotti, quindi dobbiamo fare in modo che i cittadini di Montesilvano acquistino dalle nostre piccole aziende che stanno su tutto il territorio. Andiamo nella Marsica, il consigliere comunale della Lega di Avezzano, Tiziano Genovesi, torna sul mancato accordo tra Regione Abruzzo e la clinica privata L'Immacolata per installare 67 posti letto Covid. Genovesi difende l'operato della Regione e parla di un boicottaggio da parte proprio della clinica. Il servizio a cura della redazione di Infomedia News.
Non c'è pace per l'Immacolata di Celano. I 67 posti Covid nella struttura privata non sono mai stati attivati. È stata revocata infatti nei giorni scorsi la convenzione della clinica con la ASL e la Regione, arrivata tra l'altro in ritardo e in un clima di estremo caos. Per Marsilio l'atteggiamento messo in atto all'interno della clinica stessa non ha permesso di assicurare gli impegni presi per far fronte all'emergenza pandemica. Stando alle indiscrezioni, molti tra i dirigenti medici si sono messi in malattia, mentre altri hanno addirittura rassegnato le proprie dimissioni, creando un vero buco in termini di personale sanitario. Ad oggi non sono ancora chiare le motivazioni, ma l'impressione è che ci sia stata una forte volontà di far saltare l'accordo. Il consigliere comunale di Avezzano, eletto in quota Lega Tiziano Genovesi, difende l'operato della ASL e della Regione Abruzzo e parla di boicottaggio, puntando il dito contro la proprietà. La Regione anche lì si è mossa, secondo me, in maniera molto funzionale e molto rispettando quelle che erano le procedure, quindi un plauso va agli operatori della Regione Abruzzo, al direttore sanitario e al direttore generale per aver fatto quella operazione. Chiaramente lì è un problema interno alla proprietà della clinica L'Immacolata, perché il problema è nato sostanzialmente, come diceva lei, da quelle che sono le dimissioni o dal mettersi in malattia di alcuni primari. Quindi c'è stata una volontà probabilmente della base della clinica Immacolata a voler, passatemi il termine, boicottare questa operazione. Chiaramente la Regione, preso atto dell'impossibilità di poter trasferire i pazienti in una struttura che non potesse garantire evidentemente l'assistenza sanitaria, ha revocato la concessione. Quindi chiaramente non è un imputabile alla Regione, è imputabile alla proprietà, che evidentemente ne risponderà qualora la Regione lo ritenga opportuno di rispondere in sede legale. Chiaramente oggi il problema c'è, fortunatamente la pandemia sta man mano scendendo, quindi quello che è stato un disservizio provocato dalla proprietà dell'Immacolata evidentemente non è automaticamente ribaltato sulla popolazione, quindi ci si preparerà per l'eventuale terza ondata. Chiaramente adesso la Regione sta cercando di lavorare, sta lavorando, sta trovando altre strutture idonee per poter ospitare i malati in caso dovesse malauguratamente tornare la terza ondata di Covid. Lo sport, il calcio di Serie B, stamani il Pescara ha ripreso gli allenamenti al Centro Vestina per preparare il match di sabato contro il Monza, che sarà diretto dall'Aquilano Dionisi. Regolarmente in campo Balzano, che contende la maglia da quinto a Bellanova. È possibile anche qualche cambio in mediana con Fernandez e Omeonga, che contendono una maglia a Val di Fiori davanti Seter, verso una maglia che dovrebbe essere dal primo minuto. E la gara di Pisa intanto ha messo in evidenza pregi e difetti su cui il tecnico Breda continua a lavorare. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Il Pescara è tornato da Pisa con uno 0-0 che fa più morale che classifica, anche se a ben guardare, tra le ultime 5 squadre del campionato, il Delfino è l'unica ad aver fatto un piccolo passo. Più morale però perché c'era la necessità di reagire alla sconfitta con Vicenza e bisognava farlo contro una squadra reduce da 2 vittorie consecutive e su di un campo storicamente tabù. Le due facce di questo 0-0 sono il non aver subito gol, la seconda volta su 3 partite della gestione Breda, ma anche non aver minimamente insidiato quella che era la peggior difesa del campionato. Sul primo aspetto ha inciso la compattezza mostrata dal Pescara in fase difensiva, la prova risoluta dei 3 centrali e dei 2 quinti, la bravura di Fiorillo, il migliore fra i biancazzurri, che ha fatto parate importanti comunque su conclusioni dalla media e lunga distanza, determinanti le due su Mazzitelli. D'altro canto appunto il Pescara è stato evanescente in avanti, in primis per la mancanza di Seter, entrato a mezzo servizio solo a metà ripresa, e per la solita prova inconsistente di un Capone in crisi di identità perenne. Ma non è secondario l'apporto mediocre dato dal centrocampo con Memushai e Maestro appannati, l'albanese era però reduce da una gran prova con Vicenza, e con un Val di Fiori ancora troppo al di sotto delle aspettative. Resta però una inversione di tendenza evidenziata nelle 3 partite della gestione Breda. La squadra in generale sembra avere uno spirito battagliero e questo è un ingrediente imprescindibile per provare a risalire. C'è da lavorare, però l'importante è che ci sia questa base, questo atteggiamento, questa voglia di non prendere gol. Mi è piaciuto anche stavolta l'atteggiamento da parte di chi è entrato, che ha rialzato i ritmi, ha dato intensità contro una squadra che in ogni caso è in crescita e ha uno dei migliori attacchi come gol fatti del campionato. Se tu al di là di qualche tiro da lontano hai concesso veramente poco.
soprattutto adesso che giochi ogni tre giorni, anch'io ho bisogno di conoscere i ragazzi, capire che tipo di recuperi hanno bisogno, che tipo di atteggiamento hanno. Ci stiamo scoprendo, perché appunto è ancora poco che lavoriamo insieme. Nello scoprirci, l'importante è portare a casa punti. Ora due turni ravvicinati casalinghe contro Monza e Brescia. Sabato alle 16 arriva la compagine Brianzola, che dopo alcuni passi falsi ora sembra in ripresa e vuole avvicinarsi a quelle posizioni di vertice per cui è stata costruita dall'asse Berlusconi-Gagliani. Dopo il tonfo di Reggio Emilia, la squadra ha risposto, espugnando Venezia e travolgendo Lentella, ma il tecnico Cristian Brocchi tiene i piedi per terra. Non dobbiamo aver bisogno di prendere degli schiaffi, come ho già detto, per poi dopo ripartire, rifare. Dobbiamo lavorare sempre con la massima concentrazione, dobbiamo lavorare sempre da squadra con lo spirito giusto. Se Mario Balotelli è ancora indietro e a Pescara difficilmente ci sarà, il Monza può far leva sulla vena di Boateng, autore di una doppietta due giorni fa. Ma Prince a livello di personalità è qualcosa di grande, di grandissimo, un ragazzo eccezionale. Io lo guardo e sorrido a volte senza farmi vedere da lui, perché percepisco la sua voglia, percepisco la sua carica, percepisco tutto quello che lui vuole fare, che sono state le promesse che ha fatto questa società a me quando è venuto qui, e quindi è proprio bello vederlo, soprattutto come lavora, come si impegna e quanto ci tiene. E oltre al calcio giocato vi sono anche le questioni fuori dal campo. In casa biancazzurra continua a tenere banco la vicenda relativa al centro sportivo, con una delegazione della società che stamattina si è recata a Silvi. Probabili novità in casa Pescara, non tanto dal punto di vista degli uomini in campo che Breda schiererà sabato contro il Monza, perché per quelli bisognerà attendere ancora qualche ora, quanto relative al centro sportivo. Questa mattina infatti sono state pubblicate delle foto sulla pagina Facebook ufficiale del Delfino che ritraggono il campo dello stadio di Silvi e dell'adiacente centro federale territoriale, con tanto di didascalia: nuovi progetti in casa Pescara, work in progress. Inevitabile pensare ad un possibile trasloco da parte della squadra di Breda, soprattutto se la vicenda del Poggio, che ha visto una nuova puntata con botta e risposta tra Sebastiani e De Cecco, dovesse protrarsi. Silvi inoltre in passato era già stata una possibile destinazione per gli allenamenti del Pescara, anche se poi non se n'è fatto più nulla. Questa mattina una delegazione del Delfino si è recata proprio a Silvi per valutare l'opportunità di riqualificare l'area e farla diventare il nuovo polo biancazzurro. Sempre questa mattina, seduta di allenamento presso il centro sportivo Vestina per la formazione reduce dal pari senza reti contro il Pisa di martedì sera. Modifiche intanto agli orari dei match a ridosso di Capodanno. Il Pescara il 30 dicembre giocherà alle ore 18 all'Adriatico Cornacchia contro il Cosenza. Stesso orario alla prima del nuovo anno, lunedì 4 gennaio, per la prima gara lontano da casa del 2021, sempre alle ore 18 contro la Reggiana. Sabato tuttavia è di nuovo campionato e l'impegno per i bianchi azzurri e di quelli complicati, perché arriva il Monza che ha appena rifilato una cinquina alla Virtus Entella nel turno di campionato appena alle spalle. Oggi per i brianzoli previsto un allenamento pomeridiano a due giorni dalla prossima gara sabato alle 16 all'Adriatico di Pescara. Ancora indisponibile De Rico, mentre Paletta ha ripreso gradualmente a correre, così come corre verso il ritorno in campo Mario Balotelli. L'attaccante, che non gioca una partita ufficiale da oltre 9 mesi, l'ultima sua apparizione risale al 9 marzo scorso, sconfitta del Brescia per 3-0 contro il Sassuolo, sta infatti lavorando intensamente in questi giorni per recuperare la brillantezza fisica e mettersi così a disposizione di mister Brocchi. Serie C, domenica sarà la volta del Teramo, che al Bonolis attende il fanalino di coda Cavese, gara che per l'esterno mancino biancorosso Tentardini non va assolutamente presa sotto gamba. Ascoltiamolo. Molti giocatori spesso durante la loro carriera, in alcuni frangenti, si lamentano del fatto che magari giocano poco. Alberto Tentardini arriverà il giorno che dirà: io gioco troppo. Quello penso, perché sennò non si dovrebbe fare questo mestiere, anzi bisognerebbe lamentarsi solo quando si gioca poco, non quando si gioca troppo. Comunque, scherzi a parte, è un periodo fortunato, un periodo nel quale sto sempre giocando, e forse anche perché fisicamente mi sento molto bene. Poi la fortuna che da quello che si sta vedendo il mister crede in me, e
stiamo andando bene, sono tutte conseguenze che poi portano un giocatore a esprimere il meglio di sé o comunque a fare determinati tipi di percorsi con una continuità elevata, diciamo. Il termo è sempre quello, l'unica cosa è che a differenza magari delle prime 10 partite dove un mezzo episodio ci poteva andare in un verso, adesso ci sta andando in un altro, c'è sicuramente il fatto che non siamo più una sorpresa, c'è sicuramente il fatto che magari tenere un ritmo forsennato come abbiamo avuto all'inizio non è facile, però ciò nonostante comunque, a parte con la Ternana, noi non abbiamo mai sfigurato, non abbiamo mai fatto una prestazione deludente. Chi gioca a calcio sa benissimo che anche l'ultima in classifica può venire qua in casa e dire la sua, anche perché abbiamo guardato prima la Cavese, una squadra che in trasferta ha fatto quasi i nostri stessi punti. La pecca della Cavese, da quello che abbiamo visto, era in casa, che ha fatto un solo punto, tutti gli altri punti li ha fatti fuori casa. Quindi è una squadra che comunque dà fastidio, è una squadra che ha dei buoni giocatori, perché comunque sono rimasti, è rimasto un po' l'organico dell'anno scorso. L'anno scorso era una squadra molto fastidiosa da incontrare, durante, soprattutto in trasferta, quindi ovviamente noi come sempre si gioca sempre per i tre punti, perché abbiamo consapevolezza dei nostri mezzi, abbiamo voglia, abbiamo fame, però da lì a dire che bisogna vincere a tutti i costi e prendere quasi sotto gamba è diversa la situazione. Noi ovviamente l'intento è quello di vincere, ma come era l'intento di vincere anche con la Ternana. La cosa che dobbiamo essere bravi a fare è non sottovalutare assolutamente la Cavese. Era l'ultima notizia, tutti quanti i servizi che avete visto sono su YouTube e sul sito tv6.it. Grazie per averci seguito, buon proseguimento.